Allora, andò, dove siamo qua? Allora, qui siamo nella sede della Confraternita di San Michele. Quella famosa che è stata ripristinata, sì, con Unità d'Italia, allora, che era ex San Leonardo. San Leonardo. Allora, questo stabile è la prima chiesa che è stata costruita a Montefeltro. A che epoca risale? Allora, questa qui è epoca longobarda. Quindi intorno all'anno 1000, sì, o prima del 1000? All'anno 1000. Ed ecco Eva il castello che sta a 5 metri. Allora, particolare di questa cappella, innanzitutto il pavimento. Perché il pavimento di questa cappella era stato acquistato dai Pignatelli per pavimentare la camera della principessa. Poi alla principessa non piacque e fu data la confraternita. Questa qui è una maiolica di pietre sul mare. Ah, questa, sì, qua? Sì. Sposta il tavolo. No, facciamo... tutto quanto il pavimento è di pietre sul mare. Addirittura? Sì. Ah, questo è il gonfalone. Questo qua è il gonfalone della confraternita. E quello è San... Questo è Santo Urbano. E come mai Santo Urbano? Non ne abbiamo la più pallida idea, sia come dice il professor De Giacomo, che è morto per l'amicizia che i longobardi avevano con Papa Urbano, che è morto non santo, hanno lasciato questa, diciamo così, questo strascico devozionale al nome di Santo Urbano. Una specie di riconoscenza. Sì, una specie di riconoscenza. Ma il bello è che Sant'Urbano dicono che è patronato sui vignaioli, quindi molto probabilmente Monte Roduni, che come si sa è votata proprio alla coltura sia della vite sia dell'olivo, abbia sviluppato questa devozione per Sant'Urbano, forse in relazione come produttore di vignaioli. Poi un'altra cosa interessante. Questa è l'unica fonte, diciamo, la monumentale della confraternita di San Leonardo. Perché? Questa è la croce processione della confraternita. Dietro la testa del Cristo ci sta scritto: questa croce è stata acquistata dai ex Elemosinis Confraticus Sancti Leonardi. Quindi risalendo al XVIII secolo? Sì. Quindi 1700? Sì. No, allora, nella Forgista Sitto 1541. E quindi quando nacque era un fratello? Sì. Quindi questo crocifisso c'ha quasi, c'ha, sì, 500 anni. Sì, 500 anni. Ma soprattutto la fattura... E chi l'ha visto ha detto che è di scuola napoletana. Questa è barocca, tipicamente, sì, barocca. Questo è tutto argento. Ogni tanto si è saporizzato. Ogni tanto sì. Ma queste cose è meglio di nelle sporche. Perché non sono figlio? Perché sono i figli. Praticamente in questa cappella c'è la storia di Monte Roduni. Sì, c'è la storia di Monte Roduni, ma soprattutto il calendabro a sette candele, sì, candelabro. Sì, per l'ufficio delle tenebre. Sì, delle tenebre. Un altro aneddoto. Allora, tutto il piazzale, sia questo, sia quello del castello, si ritiene pieno di tombe. Ma non era strano, no? No, non era perché strano. Perché prima si metteva sotto le chiese, no? Sì, ma in seguito a un'epidemia di peste intorno proprio. E questa chiesa si ritiene che fosse stata messa con un tappo alla fossa. Cioè, non so se ti ricordi, se mai hai visto. Ho capito, film. Ma un attimo, quindi longobarda, ma poi la peste fu nel 1500. No, ci fu un'ondata di peste nello stesso periodo, parlano dei cronache.
Quindi intorno all'anno 1000. Sì. Quindi questa chiesa fu fatta per coprire, si dice. Come si dice, ha messa a tappo proprio di questi, di questi, di queste sepolture. E vabbè, niente, sono tutte cose da confratello, quindi vabbè. Mi fa il bastone. Sì. Questo del priore. Vabbè, però insomma c'ha soltanto nel pavimento, nella storia sì. dell'originale è qualcosa di importante. Sì. Ma poi soprattutto col crocifisso. Sì, il crocifisso, e poi qua però bisogna ritrovarlo, perché questo qua, come si diceva, erano abbastanza furbi. Qua ci sono le firme, cioè per una parola per lo trovare, di chi fece l'altare. Stanno nascoste nelle venature disegnate del marmo. Per lasciare un segno di... Sì, di, eccole qua. Di... Quindi è una cosa che cioè, bisogna farci caso. Ah, eccole qua. Sì. Ah, è importante questo. Sì. Per vedere chi l'ha fatto. Ma per vedere chi l'ha fatto. Ma non si sa comunque chi l'ha fatto. No, comunque erano cognomi di Montelotti. Quindi Scarpelletti, perché sì. poi a quei tempi i Scarpelletti avevano un potere enorme. Sì, e soprattutto questo qua, questo altare, è stato regalato alla confraternita dalla principessa. Sempre Pignatelli. Pignatelli, sì. Quindi la principessa Pignatelli nel 1000... Ah, ma questo è più recente, sì, però. 1926. L'ha regalata nel 1926. Sì, alla contraria. Ma questo pavimento a quando, a che epoca risale? Questo pavimento non lo so. Però comunque... Ma secondo me ce l'ha lo stile del trentennio, dell'inizio, sì. non pure essere coincidente con quello. Sì. Perché in questo tipo di pavimento si trovano in parecchie case degli anni 20, anni 30, sì. epoca fascista. Poi, qui dietro abbiamo quel famoso statuto. Bravo, cioè, fammi vedere, soprattutto qui. Eccolo qua, proprio il primo. Del 1000. È del 1000, allora. Ma questo è l'originale? Sì, è l'originale. L'abbiamo incorniciato, veniamo lì. C'è altro qua, questa è la cosa più importante. Oh. Sì, questa è la cosa più importante. Anzi, dopo il crocifisso, naturalmente. Sì, anche quelle firme sono importanti. Sì, eh. sì. Vabbè, e qua poi abbiamo... interna confraternita, tribunale. Questo qui, dalle fonti di Don Antonio Mattei, questa è la casa forte, dovrebbe essere lo stabile che accoglieva i locali dell'ospedale della confraternita di San Leonardo. Del XVIII secolo. Sì. Che il re Ferdinando portava ad esempio sì. in tutti i re. Ecco qua. Che ti fa allora. Capire che c'era, e ti fa capire che era una zona ricca Monterotondo. Sì. Allora, in poche parole, come dice Don Antonio Mattei, l'ospedale era fornito di due, diciamo, chiamiamoli vani. Questo principale, che era proprio, erano i locali dell'ospedale. E un fondaco, chiama lui, adibito che dovrebbe essere questo, era adibito ad abitazione dell'ospedaliero. L'ospedaliero chi era? Era un confratello di San Leonardo che si occupava solo ed esclusivamente dell'ospedale. E le cronache di un tempo dicono che questo ospedaliero giornalmente indossasse una divisa che lo rendesse riconoscibile. Quindi abbiamo, diciamo così, le due, diciamo, istituzioni principali, l'ospedale e il castello, giusto di fronte. Dobbiamo immaginare, comunque, non dobbiamo calarci all'epoca. Oggi sembrerebbe più una sede di un ambulatorio, però per quel sì. periodo era ovvio, una sede ospedaliera. No, ma se noi facciamo il giro... Che finanziavano quindi la confraternita. Questa. Certo, sì, sì, era tutto appannaggio. Opere di carità incredibili. Sì, ma attenzione, ma lo stabile è grosso, perché... Tu dici l'ingresso soltanto. Questo è l'ingresso, ma comunque noi abbiamo tutto questo...
e anche la Ah, quindi è fatta a forma di L. Sì, a forma di L. Sopra sopra l'ingresso del paese. Sì. Don Antonio dice: l'ospedale era sito sulla porta da capo, che fondamentalmente è questo. E l'ingresso era quello. E l'ingresso era questo. No, L, perché questa poi è più moderna. Si possono dire che faceva parte dell'ospedale. Sì. Beh, effettivamente, considerando l'epoca, non era piccolo, anche perché non è che parliamo di, non è, parliamo di comunità come possiamo pensare oggi, insomma. Ci troviamo in Corso Umberto E che cos'è quella confraternita? del Santissimo Sacramento. E lì 1600. 1631. Allora si è estinta. Allora la confraternita era cinquecentesca, però come dissi l'altra volta nell'altra intervista, comunque queste confraternite, diciamo antichissime, del XIV-XV secolo, hanno avuto il colpo di grazia da Napoleone. No, nel XVIII secolo. Sì, queste confraternite Ah, ebbene sì. poi hanno avuto il colpo di grazia con Napoleone. Questa, allora, la confraternita del Santissimo Sacramento di Monte Roduni aveva una particolarità, cioè offriva nel giorno del Corpus Domini il pranzo ad ogni canonico che sarebbe intervenuto alla processione del Corpus Domini di Monte Roduni. Non ci dimentichiamo che Monte Roduni era una collegiata, è una collegiata, cioè per collegiata si intende la chiesa più grande dopo la cattedrale di Terni. Quindi a Monte Roduni non c'erano i semplici sacerdoti, c'erano i canonici. Quindi, Come già c'è detto la sì, quindi diciamo, tutte le solennità erano importantissime, quindi c'era questo, diciamo, questo scambio tra i sacerdoti. La confraternita del Santissimo Sacramento, oltre a curare l'altare della Reposizione il giovedì santo, quello che noi chiamiamo semplicemente sepolcro, organizzava questa processione importantissima, dove veniva offerto il pranzo a questi sacerdoti che intervengono. Importante, sì. Sì, è una delle due parrocchie dell'epoca di Monte Roduni, e in questa chiesa c'era la sede dell'Arciconfraternita della Buona Morte. Sì, l'altare sulla sinistra che tu hai visto è proprio quello della Buona Morte, che ha proprio questi simboli di morte, teschi, tibie, eccetera, eccetera. Ma soprattutto è importante l'iscrizione, perché questa chiesa, Vicino. sì, è stata tirata su grazie ad un'offerta massiccia di legno. Sì, su tutte legni, su tutti, ho visto dentro, tutte statue legnine. Sì. Un'offerta di legno, infatti, vedi, stipe oblata, stipe, tavola, oblata, cioè da legname donato. Epoca, eh? Allora, l'iscrizione è del 1800, però questa è molto più antica, pure è cinquecentesca, sia come impianto sia come... Sì, non è una chiesa moderna, No, questa, diciamo. assolutamente no. Infatti qua via San Biase. San Sì. Biase come si dice in Monte Roduni, pure a me si dice San Biase. Sì, ma Ma? Perché? Biase è un nome, diciamo, aggettivo, perché Blasia in latino significa vescica. Ah, ho detto una stupidaggine. No, no, assolutamente no. E quindi San Quindi Biase? San Biase è anche, oltre ad avere il patronato sulla gola, anche il patronato su una forma ulcerosa. Ho capito. Gradini San Biase, Sì. quindi non è inteso come San Biagio. No, San Biase. E perché? Eh no, San Biase ebbe sì, San San Biagio. Biase è inteso come San Biagio, però Certo. ci Quindi sta. San Biagio deriva da San Biase, che a sua volta indica il produttore della gola e Sì. della vescica. E di queste ulcere, qualsiasi ulcera,
cisti, vesciche, eccetera, eccetera. Ok. Della confrade e della collegiata di San Michele Arcangelo. Allora, se siamo fortunati, andremo qua al registro, se non ci rendono portate. Di qui in questo cimitero. Allora, perché adesso vedremo le cappelle cimiteriali della confraternita. Ah. Allora, stiamo nella parte antica, Sì. infatti, Pignatelli della Leonessa. Ci stava quasi, sto viale è come se fosse una bisettrice. Diciamo, anche nella parte vecchia divideva la parte nobile dalla parte, diciamo, I poverini, popolare. i poverini. Sì. Allora, nella cappella della confraternita dobbiamo andare qua. Soprattutto sul lato destro, perché, scusa, sul lato sinistro. Non si sa perché. Cioè, abbiamo le cappelle di tutte quelle persone che rappresentavano qualcosa. Quindi, poco parlo, Pignatelli della Leonessa. Queste sono di costruzione recente. È un nome molto usato qui a Mondreduni Clodomiro, com'è? Sì, boh. Allora, qui abbiamo la cappella della confraternita, la cappella Questa è la confraternita del 1000. dell'arciprete. Allora, la cappella, allora, questa è 1700. 1700. Allora, No, confratelli di San Michele, no, 1900. di cosa stiamo parlando? San Michele Partenza. nasce nel Sì, 1882. 82. La cappella è stata fatta, è coeva alla fondazione della compagnia, la porta è stata fatta nel 900, il portale. E quindi non No, 1700. no. Perché mi è scappato il 1700? E che ne so, è scappato Sono nel 1700. scappato. Allora, come tutte le cappelle antiche, abbiamo sotto quello che era l'ipogeo e sopra venivano messi i defunti una volta che. Vabbè, adesso ci sono sepolture sia sopra che sotto, questa è stata Non si ristrutturata. sa chi dove mettere i defunti. No, ma allora, noi abbiamo fatto una bonifica di questa cappella. Cioè, non lo so quanti resti ossei c'è nessuno. Vabbè, però ci sta il registro. Sì, c'è il registro dei morti, assolutamente sì. E dove si trova? Sta sempre. Là che do dove doveva Sì. stare? Adesso questa è stata ristrutturata adesso su pochi anni, infatti se vedi sopra È nuovo, sì. Questo c'è tutto nuovo, ti invece che cos'è? cosa? Questo c'è un tuo antenato. No. Capitano Scioli. Allora, come dicevo prima, ci sta il lato, l'ala dei nobili e l'ala dei pecunieri. Questo qua, diciamo, erano un po' le famiglie di Ne ha Monteruni. visto, eh? Sì, la sta D'Elia, il notaio, che era il notaio. Qua ci Quindi stava. borghesi, notabili, Sì, più che notabili, aristocratici. borghesi. Il medico, la confraternita, e quindi questa è una delle cappelle cimiteriali delle confraternite di Monteruni. Poi più su c'è la cappella Che mi cimiteriale. dicevi prima in privato la caratteristica di tutte le cappelle, l'altare di Ah sì, Mondreduni, cosa c'è scritto? ci sta scritto questa frase evangelica in un rosone: Beati i morti qui in domino moriuntur, cioè In latino come sta? beati i morti che sono morti nel Signore. E qui diciamo, è leitmotiv di tutte le sepolture. E niente, adesso. Però non c'è niente da fare, alla fine quella più interessante della storia è quella del XVIII secolo, quella Sì, all'inizio, che allora, queste poi questo qua, sono come tutte. dicevo l'altra volta,
è l'unica cappella cimiteriale riportata nelle storie del Molise di Masciotta. Parla proprio di questa cappella. Di questa cappella cimiteriale. Che poi quando si parla del 1700 parliamo degli Abruzzo Citra. Sì, sì. Abruzzo Citeriore. Citeriore, non è Molise. Terre molisane, ma non esisteva la provincia la regione del Molise. Allora. Adesso dove andiamo? Adesso andiamo qui, ti faccio vedere l'altra cappella cimiteriale della nostra confraternita di Monterogini. Che diciamo è stata fatta sulla falsa riga. Io penso che questa qui è molto più recente. Questa qui è la cappella cimiteriale della confraternita dell'Addolorata di Sant'Antonio. E questa che epoca è? Questa è nel recentissimo, è quasi 900. Vabbè, come quella più o meno. Sì. Sono le uniche confraternite che oggi esistono a Montreux. Sì, le uniche rimaste. Delle quattro. Delle quattro. E quella cappella lì? Quella cappella lì, allora, è della famiglia Andrea Biello, lei è un avvocato che è stato tanti anni a Napoli. Pure questo, 1870. Sì, sì, sì. Insomma, queste sono le confraternite. Sì. Ma ancora oggi queste cappelle sono usate per la sepoltura dei confratelli? Sì, sì, sia per la sepoltura dei confratelli, sia per chi ne fa richiesta. Chi non può disporre di una sepoltura privata, non è che vuole andare nei loculi comunali, fa richiesta alla confraternita per avere una sepoltura. Ma vedo infatti pure esterni ci sta. Sì, sì. Sia esterne che interne che sotto, sì. Cioè, ma qua ci saranno, non lo so, ma un 200-300 anime. Sì, sì, sì. Vabbè, pure sotto, guarda. Sì, sì, pure sotto. Questa è molto più funzionale di quell'altra. No, è la stessa. No, nel senso che lì ancora stanno i lavori in corso qua, no? Quindi diciamo che anche a Monterotoni, nelle confraternite, quelle rimaste, come ci ho detto nella precedente intervista, sono attive. Sì, sono attive e sinceramente tutt'oggi ancora non hanno avuto nessuna variazione nel fine. Certo, opera di carità soprattutto, no? Sì, ma sembra quasi che... Aspetta, come si fa? La descrizione sta là. Pure questa? Cosa? L'iscrizione che ti dicevo. Dov'è? Il leitmotiv. Beati. Morti in domino moriuntur. Allora, questa qua era una delle cappelle gentilizie importanti. Sì, gentilizie importanti. Infatti, Scarduzzi è una famiglia importante. Sì. Che famiglia è? Allora, questa è quella famiglia che c'ha quel palazzone che si vede da sotto, salendo a Monte Rodin, quel palazzo gigantesco. Mm. Sì. Ancora se la famiglia non... Sì, sì, c'è rimasto solo uno. Mamma. No. Anche gli eredi qui non esistono più. Sì, no, ormai sono quelle famiglie estinte. Sparse per il mondo, chissà dove. Sì. Vabbè, questo è di particolare. Poi a questa, queste croci, allora, queste croci sono le croci che sono, allora, quando bonificarono la chiesa di San Michele, dove sotto c'era la fossa comune, le ossa qui, sì, però non ci stanno nomi,
non ci stanno nomi, però poi si sono venute a creare, perché comunque qua ci sono sepolture anche, e queste croci sono quelle dei morti che sono venute. Ci renderà fare alla fine sempre l'anima che va a Dio, Sì. possiamo accumulare ossa quando Sì. vogliamo. E queste sono, molte provengono da là. Questa qua è la cosiddetta cappella di Santa Lucia, è la prova tangibile che gli americani non si sono inventati un emerito Niente. VIP, Perché? perché in poche parole questa qua era una cappella che fungeva da funeral house, no, però si entrava dall'altra parte, questo era un deposito lì, funeral house. Cioè? Allora, in questa, questo qui è il mio trisavolo, Carlo Sciovi. Antonio, Sciovi. 1859, 1943, ed è il fondatore della, Antonio Scioli. sì, della Confraternita Quindi della questo è Dolorosa. ancora lui un napoletano, nasce come regno di Napoli, regno di Sì. due Sicilie. È Ed è, campato tanto. sì, ed è uno dei fondatori della E quindi quello è Confraternita un della tuo Dolorosa. diretto Sì. antenato. Quello è il mio Quindi tu trisavolo. sei proprio alla Il fine mio. napoletano, sei l'ultimo Sì. Io, testimonianza. questo è il padre del mio bisnonno. Dicevi questa qua? Questa qua, ecco qua, sempre la solita frase che si ripete. Questa qua non lo so perché ci sta questo scempio dentro. Fuggiva da funeral house, cioè venivano allestite le camere ardenti per chi, insomma, aveva abitazioni troppo piccole per Comunque è stato da abbandono. raccogliere. Sì, E com'è? e non era più valido. Ma è privata? No, del comune. Ah, ecco. Cioè, penso che solo questi marmi intarsiati venderebbero. Oddio, questo questo si ricordano pure parecchi anni. Guarda qua, Certo. sta in basso rilievo, ma guarda. Cioè, comunque niente. Tanto abbiamo chiuso qua. Ah, sì. Ci sta qualcos'altro? No, non c'è niente di che. Le cose importanti le abbiamo viste, Le cose dobbiamo. importanti Manca abbiamo. solo quel piccolo ma fondamentale dettaglio Sì, di quei libri mortuori. di quei libri che ho Mortuori, messo. che sono importanti. Faccio da. Niente, adesso ti salutiamo qua e grazie per questa. Perché poi sembrano tutte storie locali, ma alla fine sono, dal locale si capisce l'universalità della storia. Perché poi tradizioni, identità si costruiscono, si capiscono andando a scavare nei piccoli territori. Il mondo di Rodoni ha molto da raccontare. Grazie Antonio. Cimitero. Sì. Allora, innanzitutto, la cappella che abbiamo visto per ultimo, quella Di Santa Lucia. sì, di Santa Lucia, viene chiamata così perché dove è stata costruita si ritiene che sia apparsa proprio la santa. E fino a una cinquantina di anni fa c'era anche la statua lignea di Santa Lucia che adesso è custodita nella cappellina. Cioè là c'è il rischio che c'è stata l'apparizione di Santa Sì. Lucia e il comune la tiene in quelle condizioni. Ma forse il comune non molte cose tradizionali non è che le sappia. Quindi. Ma oddio, però l'apparizione non è una cosa così da poco, Vabbè. eh. A parte il valore artistico di che abbiamo visto Sì. e architettonico. E quindi c'è proprio un'apparizione della santa e quindi perciò è chiamata Cappella di Santa Lucia, proprio Non per ti ricordi questo. l'epoca in cui è apparsa? No, comunque si parla sempre intorno a 600-700. Un'altra leggenda? E altre leggende sono legate ad una fontana che sta giusto qui Che è sotto. fondamentale? E una fontana sorgiva. Però molto antica. Si può andare a vedere? Sì, certo.
dove la leggenda vuole che si andasse ad abbeverare proprio le anime dei morti. Dirò una castroneria, mi perdoneranno. Sta fontana è sannita. Allora, per queste cose però bisognerebbe interpellare il professor Michele Tuono, che su queste cose è molto più... E da che te lo fa dire che è sannita? A me non me lo fa dire niente. Dicono... Vedi, c'è l'abbeveratoio delle sì, bestie. Delle bestie e l'abbeveratoio delle anime. Quindi qui che dicevi prima? Questa è... Le leggende popolari attribuiscono a questa fontana un luogo dove i vivi hanno spesso incontrato anime dei morti che venivano, cioè, a rilassarsi, a prendere il fresco qua. Io dico soltanto una cosa, anche questa è una cosa onestamente che il comune dovrebbe rimettere a posto, perché guarda qua, allora, ma guarda la bellezza di questa, nella sua semplicità. C'è uno stato d'abbandono tremendo. Certo. Sono affaccendati. Altre cose. Vabbè. Toro. Sì, è un toro. Cavalcato da? Europa. E come fai a sapere che è Europa? Te l'hanno detto gli archeologi. Europa? Sì. E sta qua, non è da sta casa così. Messa così. Beh, comunque chi ha costruito la casa ci ha salvato un mezzo metro quadrato del muro, cioè occupava un bello spazio. Ma che epoca è, sannita? Sì, allora qui sotto dove sta quella masseria scendendo è la zona detta Sant'Eramo e c'è un'altra fontana, però non no, vi, ma fatto d'altro tappato. Cioè questa praticamente c'ha quasi 3.000 anni sta cosa. Sì. Dicono che è Europa, vabbè. Dicono che è Europa. Quindi si può dire che da noi pure nasce l'Europa, pure da noi nasce. Sì. Tutto da noi nasce. C'è roba da pazzi, guarda qua in che condizioni si trova. Messa qua, a sto punto, meno male che l'hanno messa qua sotto sta casa, a questo stabile, almeno si conserva. L'Edera se la sta a mangiare, vabbè. Cioè, è un incanto proprio. Sì. Rimane incantata, guarda. Sono le chicche che... Ti monterò tu. Che conosce chi, vabbè, il territorio lo conosce, chi queste campagne ci ha vissuto. Cioè, queste campagne sono... è una biblioteca storica. Cioè, sono libri di 3.000 anni su queste campagne, su questi territori. Andiamo giù, più troviamo Sant'Eusanio Vecchio, altre zone, l'abbeveratoio, diciamo... Nella cappella della Madonna del Piano viene chiamata, però comunque la chiesa è dedicata alla Madonna dell'Assunto. Vabbè, la Madonna del Piano è comune a tantissimi luoghi, sì. Perché a tantissimi posti dove si viveva in collina e sui monti. Vedo che qui c'è una famiglia Pignatelli. Quello lì. Sì. Questa è la Madonna dell'Assunta. Sì. Quindi questa è una specie di cappella di famiglia della famiglia Pignatelli. Aloysius Pignatelli, Montaloni Princeps. Si sposta un attimo, tanto. Poi rimettiamo come prima. L'epoca di questa chiesa non lo sai. Eh? L'epoca di questa chiesa non lo sai. Buonasera. Sì, eh. Buonasera. Buonasera. Però questi qua erano i due alloggi che venivano dati, uno al sacerdote che aveva
Impegno di dire, è un'altra la perpetua. Vabbè. Però che sono comunicati. Vabbè, ma non facciamo retropensieri. No, no, assolutamente no. Ho visto che qua siamo via Don Luigi Show. Sì, sì. Un altro tuo antenato. No. Sempre il sacerdote Don Luigi Show. Un altro ramo degli Show di Monte Rotondo che mo'. Cioè. Ne siete più fu che la festa dei Santi, insomma. Va bene. Ah, pure Don Placido Scioli. Sì, ma tutti i preti eravate. Sì.